Ragazze, buonasera e buon mercoledì 22 di maggio 19:57, praticamente dopo l'orario di chiusura. Sono qui a farvi vedere velocissima il mio look of the day di oggi, a farvi vedere qualche articolo che abbiamo scaricato e che ancora non vi ho fatto vedere. Ragazze, occhi aperti sulle nostre pagine, l'avete viste le foto degli articoli che ho cominciato a postarvi questa mattina? Fatemi sapere. E se vi piacciono, mi raccomando, ricordatevi di mettere il like e soprattutto, oltre alle foto dei post, cercate la promo 2,5, il post della promo 2,5, così mettendo il like e salvando il reel, quando passate qui presso il nostro punto vendita, ogni 3 capi acquistati, il meno caro, lo pagate soltanto la metà, ragazze, è vantaggiosissima e io vi aspetto. E vi ricordo che la promo è valida su tutti quanti gli articoli, anche su quelli che stiamo scaricando in questi giorni. E allora, look of the day di oggi, ragazze, vi ricordo che il giubbino di jeans nero che sto indossando e che sto amando praticamente, ragazzi, è diventato un passepartout da mettere su tutto per me. Ce l'abbiamo riassortito di nuovo a partire dalla taglia XS fino a una L. È un semi elasticizzato fantastico con una vestibilità incredibile. Ragazze, se vi serve un giacchettino da mettere su tutto, io sarà che poi adoro il modello di jeans. E quindi anche nella versione nera non me lo potevo far scappare. Praticamente ho fatto la collezione dei colori, perché questi li lavi in lavatrice, li sfrutti tantissimo su un abbigliamento un po' più casual, carino da mettere pure sopra un vestitino, secondo me. E poi il giacchettino di jeans, diciamocelo, non ha fine per quanto riguarda l'utilizzo durante l'estate, perché è veramente fantastico. Ottimo il cotone, come vi stavo dicendo, va a taglia. Per quanto riguarda il sotto, ecco qui ragazze, alla fine non ho resistito, mi è piaciuta talmente tanto questa fantasia, ragazze. Ero molto indecisa sulle colorazioni, perché ce l'abbiamo anche, oltre che nella versione con il nero come la sto indossando io, ce l'abbiamo anche nella versione con il verde, proprio come quella che stava in vetrina fino all'altro giorno. C'è, eccola qui, guardate, c'è pure questa, ma ne vogliamo parlare? Belle, 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 ma poi la fantasia un po' rigata, un po' di sabbia, un po' di verde, un po' di latte, un po' di nero, che sono andata ad abbinare al pantalone in tessuto di cotone. Ve lo volevo far vedere anche sullo stand. Pantalone in tessuto di cotone ultraleggero con la culisse, che abbiamo disponibile a taglie e nella versione verde e nella versione nera e nella versione sabbia. Parliamo del pantalone a palazzo, e che quindi non necessita neanche di fare l'orlo, ragazze, top questa cosa. Ha la culisse in vita, tasche taglio chinos. Ve lo volete mettere a vita alta il pantalone, ve lo sfruttate benissimo. Lo volete mettere un pochino più basso, sciogliete la culisse e fate scendere un pochino l'elastico. Modellino che va a taglia, che quindi soddisfa tutte, ragazze, è veramente incredibile. Per quanto riguarda l'anfibietto, come al solito, ragazze, io lo sapete, questi li sto amando, sono quelli di tessuto che volendo si possono anche risvoltare, e soprattutto si possono sfruttare per tutta l'estate, perché comunque il tessuto è molto molto leggero. A questo punto, ragazze, lista alla mano, sono pronta a farvi vedere un po' di articoli, tra cui lo spolverino corto in filo di cotone che ci è arrivato, operato, ragazze, la bellezza, cioè filo di cotone, guardate la lavorazione, disponibile nella versione bianca. Ce l'abbiamo disponibile anche nella versione blu, eccolo qui, la lunghezza, c'è, cioè anche verde, la lunghezza mi copre le ciapette. Io sarà che poi tutto ciò che è traforatino, un filo di cotone, lo adoro. Ha la manica leggermente a pipistrello, il che vuol dire che rimane morbido, che è una taglia unica che è perfetta per tutte. Ha la manica che, ragazze, vi copre fino a toccare l'avambraccio, e quindi la vestibilità è incredibile, soprattutto il tessuto è filo di cotone, quindi tutta fibra naturale. Andiamo avanti con la maglia riga, col fiocchettino sul braccio, eccola qui. Tripudio di colori per questa magliettina in cotone, delizia, perché parliamo di un cotone un pochino più grezzo, un pochino più corposetto, ma altrettanto leggero. Ragazze, modellino che ha lo scollo a V, rimane bella ampia, ma soprattutto ha questa manica
Sulla spalla, eccola qui, ragazze, vedete, c'è un'aperturina che si va a chiudere, che quindi possiamo regolare più o meno a seconda di quanto la vogliamo stretta sul giro del braccio, ragazze. Delizia! Scollo a V, il tessuto è leggerissimo, ma fantastico, proprio mi piace tanto tanto. Anche perché rimane pure bella morbidina, e quindi questa è da mettere anche su un pantaleggings, magari di quelli a zampetta. Il pantajets, ragazze, che c'è ritornato di nuovo disponibile, che abbiamo assortito nelle taglie. Io vengo qui avanti per farvelo vedere. Eccolo qui. Vi ricordo quello in microfibra che non traspare, che però è leggero, che va a taglie, che ha la fascia elastica alta, che non stringe assolutamente, andando a taglie poi è perfetto anche per chi sta aspettando, perché medio alto di vita e volendo può essere anche ripiegato, ragazzi, è fantastico quello. E qui sotto sarebbe benissimo, come ci sarebbe benissimo ovviamente anche un jeansetto, magari di quello con gli strappi sul ginocchio, che ci piace tantissimo. Per quanto riguarda le colorazioni, il blu, il verde, il celeste, il nero ed il grigio sono le tonalità della righina, che si vanno ad alternare a una base leggermente melangiata. Ho posato da qualche parte il mio foglio, la mia lista per sapere che cosa vi devo far vedere. Eccola qua, io l'ho ripresa. La camicia corta in tinta unita, molto molto simile nella linea a questo modellino che sto indossando io, soprattutto per quanto riguarda il giro manica, che vi copre l'ascella, ma non va ad appesantirsi sul braccio. Stiamo parlando di una camicettina che ha proprio la stessa linea e che quindi rimane leggermente morbida, senza andarsi a chiudere, quindi non rimane sagomata, vedete, bella morbida, anche perché non è un tessuto elasticizzato e la lunghezza è quella giusta che vi va a coprire appena appena il passante del pantalone, come potete ben vedere, ma può essere messa anche dentro un pantalone a vita medio-alta, tant'è che nella foto Look of the Day, che poi troverete postata con questo mio outfit, sto indossando la camicia e dentro al pantalone messo un pochino più alto. O se no, portata con il pantalone fuori dal pantalone, messa normale per quanto riguarda la lunghezza, perché vedete, è questa qui. È la stessa identica lunghezza, la stessa identica vestibilità, ma questa volta la troviamo nella versione in tinta unita, in un tripudio di colori, soprattutto quelli nuovi, ragazze, occhi aperti, perché c'è questo giallo senape che sta uscendo, c'è questo verde acqua. Ma ovviamente, per quanto riguarda le colorazioni di questa camicettina in un ottimo cotone, anche questa, vi dico che abbiamo ovviamente il basico, che è il blu, che è il nero, che è il bianco e che è il verde militare. E poi vi faccio vedere, ragazze, la blusa smanicata lunga col collo a V. Allora, oggi è passata Paola e mi ha detto: Manuela, ma questa di che colori ce l'hai? Ragazze, adesso che abbiamo sistemato il negozio e diviso a colori, quando andate davanti a uno stand non trovate gli unici colori delle bluse, perché poi stanno sparpagliati dentro al negozio e quindi dobbiamo soltanto cercarle. E quindi vi dico che questa blusa, con una vestibilità fantastica, bottoncini che volendo si possono aprire, il giro spalla che rimane bello largo e praticamente rimane così, ragazze, non vi va a lasciare scoperta la spalla, lo scollo rimane morbida sui fianchi e soprattutto leggermente più corta nella parte davanti, leggermente più lunga nella parte di dietro che ha anche una piccola ripresa, il che vuol dire che rimane proprio morbida ed è deliziosa, secondo me, da mettere con una cinta in vita, ma anche da lasciare sciolta e da mettere pure su un leggings. Sono proprio quelle camicettine in viscosa, in quasi, sembra quasi, no, io credo che sia proprio seta lavata più che viscosa. Quindi, ragazze, è deliziosa, il tessuto fresco, pratico, comodo, ma soprattutto analergico, impalpabile addosso senza lasciar scoperto, perché non traspare assolutamente. È disponibile in un tripudio di colori. Adesso ve la sto facendo vedere nella versione latte e verde, ovviamente nera, ovviamente blu, ovviamente anche bianca. Andiamo a vedere se c'è anche nelle colorazioni.
arrivate, sì, c'è anche nella versione amarena e nella versione verde militare. Altro articolo che vi faccio vedere è la canotta con il nodino sulle spalle in tessuto di crepe. Vi ricordo che il crepe è un tessuto che lavoriamo tantissimo in estate e per i pantaloni e per le bluse. Guardate che spettacolo, questa canotta con la spalla larga, con uno scollo a V nemmeno troppo eccessivo e quindi portabilissima per tutti i giorni e soprattutto con una vestibilità eccezionale anche per una quinta di seno, ragazze, con una vestibilità incredibile. La canotta con un giro manica bello morbido, con questi piccoli nodini che vanno a chiudere la spalla senza strizzarla troppo e quindi state tranquille che nemmeno il reggiseno si vede, disponibile in un tripudio di colori che stiamo inserendo, ma soprattutto disponibile come al solito nei colori basici che sono il bianco, il nero, il verde militare ed il blu. A questo punto vi faccio vedere il Panta Tactel in fantasie nuove che ci sono arrivate, vi faccio vedere anche quelle che ci sono ritornate di nuovo disponibili. Stiamo parlando del pantalone a palazzo nel tessuto di Tactel che non si stira, che non si stropiccia e soprattutto che non vi stressa, perché parliamo di un tessuto anallergico ultra fresco, coprente, vita medio alta con l'elastico in vita in taglia unica. Ragazze, questo sta bene praticamente a tutte le taglie e parliamo proprio di lui, questo pantalone qui che abbiamo in questa fantasia optical con il blu ed il sabbia, nella fantasia con il verde. Ragazze, questa l'abbiamo adorata di fantasia, disponibile new entry nella fantasia optical con il sabbia ed il marroncino e sempre con il marrone, il sabbia ed il nero, la fantasia un pochino più grande, leggermente più etnica e quindi perfetta per l'estate, deliziosa. Ragazze, vi ricordo che questo pantalone sempre nello stesso tessuto di Tactel, che quindi che non si stropiccia, che veste tutte le taglie e che è fantastico e soprattutto non è trasparente ma ultra leggero e a palazzo, vi ricordo che ce l'abbiamo disponibile nella versione verde e nella versione nera. Bambole, a questo punto sono le 20 e 18, non vedo bene, vabbè, comunque abbiamo superato le 20 di gran lunga. A questo punto vi do appuntamento a domani, che è giovedì, mi raccomando ricordatevi soltanto mezza giornata, quindi a partire dalle 9:30 fino alle 13:30 massimo sarò qui ad aspettarvi per scoprire insieme gli articoli nuovi, per attivarvi se ancora non l'avete fatto, ma se lo fate da casa vi avvantaggiate soltanto la promo 2,5 che ogni 3 capi che acquistate il meno caro ve lo fa pagare soltanto la metà, e poi ovviamente sono qui ad aspettarvi per attivare e sfruttare la promo 2,5. Ragazzi, a questo punto io vado, da Manuela è tutto, occhi aperti sulle nostre pagine, mi raccomando cercate il post della promo 2,5, mettete il like e salvate il post per attivarla e poi soprattutto andate a vedere quali sono gli articoli nuovi che vi ho postato. Da Manuela è tutto, ci vediamo domani, ciao.